Salve ragazzi, ben ritornati su Pokémon Storm Silver. Dunque, in questa parte, dopo aver sconfitto anche l'ultima capolestra di Johto, possiamo finalmente dirigerci alla Lega. La squadra intanto l'ho allenata verso 60, perché mi serviva una squadra un pochettino più allenata se avessi avuto dei problemi in futuro. Allora, dobbiamo dirigerci in questa direzione di qui. Allora, praticamente ho allenato i Pokémon nel percorso sotto Ebanopoli. La fortuna di velocizzare anche il Desmium è questa. E dov'è il tizio? Ah, ecco. Hey! Have you taken your first step to Kanto? Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ok. Dunque, abbiamo fatto il nostro primo passo per Kanto e sì, emozionantissimo. E ho appena fatto una cazzata perché non ho cascata da insegnare alla mia squadra. Questo può essere un problema. Sì, può essere un problema. Vediamo se qualcun altro. No, io speravo, ma ah sì, potrei togliere Slash a Fraligatro e insegnargli cascata. Ed è così che faccio per poter continuare, ovviamente. Allora, vediamo se dico c'era qualcosa. No, dobbiamo solamente superare la cascata. C'è anche uno strumento qui. Dovremmo passarci sotto la cascata andando dall'altra parte. Probabilmente sì. O probabilmente no, dipende. Sì, infatti, dobbiamo passare di qua. Andiamo a vedere subito di che strumento si tratta. Perché è una pietra lunare. Molto bene. Ok, Fraligatro utilizza Surf. E noi possiamo andare avanti. Molto bene. Primo sfidante, prima sfidantessa di Kanto. Utilizziamo Psichico su Jumpluff. Poi c'è Roserade. Lasciamo Espeon e utilizzo un altro Psichico e un Exeggutor. Questo invece è facile, un bel palla ombra per mandarlo KO. Venusaur Psichico. Ok, livello 61 guadagnato. Entriamo nella casetta qua, che c'è un'anziana signora. It's nice to see a good trainer. A gift for your journey. L'MT37 Sandstorm, Terrempesta. Ok, mi piace. Tu? Aspetta che ti ricarico. Grazie mille, sei gentilissimo. Ma adesso devo andare. E l'effetto repellente è finito. Quindi onde evitare di sprecare tutti i repellenti max, che me ne rimangono 4 e preferivo utilizzarli per la mia vittoria, utilizzerò, dov'è, il repellente normale. Ok, benissimo, utilizziamo Surf e andiamo avanti. Ma sei un figlio di puttana. E ok. Ah, una cosa bellissima di Ariyama, che ha imparato Zuffa. Stupendo. E ovviamente non riesco ad attaccare. Ma riesco ad attaccare. Sì, ok. Niente, era una finta. Ora cosa per mettere la Kazam? Mettiamo di nuovo Espeon, utilizziamo Morso per... Ma vaffanculo. Cristo Dio. E ok. No, ho sbagliato. Non parla ombra. Volevo usare Psichico. Che lo annienta. Ok, l'acqua è di un blu profondo. Vuoi utilizzare Surf? Ovviamente sì, altrimenti qua mi continueranno a massacrare. Non ho mulinello per andare in quella zona lì, perché non ho più il Gyarados. Quindi passeremo di qua. Lì un altro mulinello. Ora, stiamo molto attenti, perché comunque... Ma scusate, ma se Espeon è paralizzato, come fa a camminare? Destiny Not, cos'è che era? Destiny Comune? Sì, mi sembra di sì. Che strumento è? Che cosa fa, più che altro? A long thin string to have a mind and become infatuated. The phone does too. Ok, tu due infatuati, perfetto. Bella idea. Ok, per andare avanti dovremmo passare di qui. Onde evitare una sfida che non vogliamo fare, utilizzo Surf e riutilizzo anche un repellente. Eccolo qui. E superiamo questi sfidanti, che sinceramente non è che mi vada proprio ad allenare. Sì, ad allenare, di sfidare. Sono già abbastanza avanti e ovviamente ce n'è uno in mezzo alle balle. Quindi manda Gyarados, utilizzo Power Gem se riesco. Sì, ce l'ho fatta. E Gyarados è KO. C'è Quickfish. Psichico. No, Cribbio. Vabbè, allora mettiamo Trico, che devo cambiare assolutamente mossa. Nel senso, devo
spostare la direzione della mossa. Se non si capisce niente di quel che dico io, e avete anche ragione. Eccolo lì, avvelenato. Vediamo. Le cure totali le avevo buttate via tutte, porca Eva. Ah, non è ancora una. Ah, sì, trovata sempre. Cazzo, porca puttana Eva. Per fortuna ho due revitalizzanti max ancora, quindi nel dubbio utilizzerò quelli. E nel dubbio ora utilizzo ancora i repellenti. Ok, un repellente l'ho utilizzato e ora andiamo avanti. Tu non girarti, grazie. Qua non c'era la casetta di un'altra che ti ricaricava i Pokémon? Sì, è questa? I think we're lucky to find a place. Riposati qui, grazie. La mia squadra a posto. Che troia che sei. Ah, psichico. Bene, Raichu è andato. Poi c'è Charizard, quindi mettiamo Fralligator. Utilizziamo Surf. Ok, benissimo. Meganium. Meganium mettiamo ovviamente Sana. E si sa, l'ha messa le palle. Charizard che ha imparato anche onda calda. E adesso ha messo Blastoise. Ho sbagliato. Devo mettere Cucciolo. Utilizza Piaccia d'Anzi e utilizzo Tuono. Beh, che mi ricordo una cosa, ma non so se era giusta. Se non sbaglio, ditemelo voi, perché non mi ricordo assolutamente. Quando si utilizza Pioggia Danza, Tuono dovrebbe non fallire. Ditemi se ho detto una cazzata o meno, perché non ne ho la minima idea. Nel senso, non mi ricordo più che altro. Se è giusto così, ditemelo subito. Comunque, qua manda in banca Porygon Z, ho sbagliatissimo. Sì, vabbè, ma porca puttana Eva, troia bastarda, oh. Sì, tutte le ha. Sceptile, ti distruggo. Lancia fiamme. Ok, anche Sceptile è andato. Ampharos, ecco, una mossa tipo terra, no, no. Male, male. Psichico su Ampharos. Oh, strano, non mi ha paralizzato. Ma che strano il mondo a volte. All'ombra? No. Ecco, lui ce l'ha terremoto, perché non io anche. Sì, ti darò il mio numero, anzi, non vorrei, ma se proprio devo farlo, lo farò. E intanto ritorniamo dalla nostra tizia amorevole e coccolona. Ciao Milfona, ricaricami la squadra e farmi un servizietto come si deve. Quindi, ora che mi hai caricato per bene, posso andare avanti con sto tizio qui, a random, con un ludicolo. Utilizzo Psychico, ma riesce a resistere, quindi utilizziamo Morso. Luxray, Cristo. Non è effetto su Luxray. Ah, l'hanno reso anche tipo buio. Bella cazzata. E poi Blaziken che... Perché mai ho dovuto mettere... Perché mai nella vita sono così idiota? Cristo. E indovinate, devo tornare indietro. Dove vado? Siccome... Ah, questo comunque non lo sapevo che avessero messo anche buio a Luxray. O forse l'avevo già incontrato e mi ero già sbagliato. Non mi ricordo cosa ho fatto stamattina, quindi... Vabbè, ci sta. Ok, ecco qua che mi manda contro Tauros. Utilizziamo Psichico, andate. Poi Medicham, un altro Psichico e anche Medicham ci saluta. Ora posso andare. Vuoi give my phone number? Ok. Studio telefono. Benissimo. Quindi possiamo andare finalmente al controllo delle medaglie. Ehi, cosa vuoi? Sono gli allenatori che hanno provato loro stessi. Possono passare. Oh, le 8 medaglie di Yoto. Per favore, vai avanti. Ovvio. Victory Road. Via Vittoria. E subito qui una cosa che ci servirà. Repellente. Ora, cominciamo a spostare i massi. Che ho subito sbagliato a spostare. Sì, bene, bene. L'ignoranza comincia già a farsi sentire. Ha una potenza inesorabile. Quindi andiamo avanti. Arriviamo fino qui alle scalette. Continuiamo verso destra, dove incontreremo una Pokéball con al suo interno una pozione. Sì, nella via Vittoria, una pozione. Ma vaffanculo. Quanta pazienza che ci vuole. Ok, in questa direzione non si può passare perché è chiuso. Non avevo visto la roccia che mi bloccava. Qua invece c'è un'altra Pokéball con al suo interno Protector. Che è? Non lo so, andiamo a vedere. Ah, copertura, ok.
sbagliato io. Cioè, nel senso, non mi ricordavo. Ora devo ritornare indietro perché ovviamente ho messo la pagina sbagliata. Rebel Lente, utilizza. Di questi torno indietro, no, mai nella vita proprio. Qui invece si sale. Per cosa? Una bella zona. Non so se troveremo qualcosa di interessante, di utile o nessuna delle due cose. Però riutilizzo ovviamente il repellente, che qua vanno via, che è un piacere. Quindi devo starci particolarmente molto attento. Meno male che ho ancora quelli max, ma non è che... Non mi rompere il cazzo. Non può prendere in una caverna, non può. Ok, qua possiamo fare così. Per prendere la Pokéball che contiene... Ah, carica totale. Gesù Cristo, però. Ho fatto un passo. Uno. L'avete visto anche voi? Uno. Ma qua è una zona dove bisogna cadere. No, dai. Dimmi che non si deve per forza cadere. Ok, non si deve per forza cadere. Buono, buono. Un'altra Pokéball. Con un Ultra Ball. Eccola lì l'uscita. Effetto repellente è finito. Mai. Lo faremo. Oh, Joy, cosa ci fai qua? No. HP up. Ok, ritorniamo di qui. Ecco Joy, che poteva ricaricarci la squadra, ma non lo fa. Perché lei è stronza. E siamo arrivati all'uscita della via vittoria. Aspetta. Stai andando a sfidare la Lega Pokémon? La Victory Road, la via vittoria, è la fine, sicuro. Ma l'hai notato? Non hai visto un vero allenatore sulla strada, vero? Beh, erano tutti debolucci. Comunque il fatto che tu sei arrivato fin qui vuol dire che non sei uno di loro. Ma il tuo viaggio finisce qui, perché giusto qui, giusto adesso, ti distruggerò. Rusev Crush contro Silver. Ultima sfida per il momento contro Silver. Lui e i suoi 6 Pokémon. Il primo comando è Honchkrow, livello 50, mentre io ho Espeon. Rischio tantissimo, ma utilizziamo Power Gem e vediamo se lo mette KO in un colpo solo, dato che è anche super efficace. Io ci spero. La mossa è super efficace, lo colpisce e la vita scende molto lentamente, ma lo mettiamo KO. Benissimo. 2002 punti. La prossima scelta è Gengar. Dovrebbe essere più veloce, ma non dovrebbe mettermi KO. Potevo usare o Balla Umbra o Psichico, dipende semplicemente da cosa volevo utilizzare. Ma Gengar intanto viene colpito e viene messo KO. Ottimo. Quindi anche Gengar è andato. E intanto Espeon mi sale a livello 63. Vorrei imparare Power Set. No. La prossima scelta è Kindra, quindi mettiamo il buon Ampharos. No, devo mettere Sceptile con Dragospiro, perché tanto tuono l'ha fatto resistere. Cambio Pokémon e mando Trico. Anche lui ha cambiato Pokémon. Utilizzo Dragon Breath per vedere se riesco a paralizzarlo. Ce l'ho fatta. Quindi cambio subito Pokémon, mettiamo Charizard, veloce. Semibomba, ma utilizzo il lanciafiamme, che lo colpisce in pieno. È super efficace, ovviamente verrà messo KO. Benissimo. Meganium ci saluta. Ora sicuramente rimetterà Kindra. Sono mica scemo. Quindi rimettiamo Sceptile o l'altro Trico. Ormai con poca vita posso utilizzare tranquillamente Dragospiro e metterlo KO. Riesco anche ad attaccare prima, super efficace. Sicuramente ciao ciao. Vediamo se il ciao ciao è giusto. Il ciao ciao era perfettamente calibrato. Quindi prossima scelta, Magmortar. Quindi ovviamente mettiamo Fralligator, veloci. E utilizziamo cascata, non surf. Così magari se resiste riesco anche a farlo tentennare. Beh, la mossa è super efficace. Metà vita gliela tolta. E no, gliela tolta direttamente tutta. Ha fatto molto bene.
Quindi adesso gli rimane un solo Pokémon, che è Alakazam. Spion ovviamente con palla ombra. Palla ombra, eccola qui. Riesco ad attaccare prima. Colpisce il Pokémon. Mette ovviamente KO Alakazam. Sì, ok, benissimo. E abbiamo sconfitto Silver. Good, good, good. Quindi, ora che abbiamo vinto, possiamo andare avanti. Non ce l'ho fatta a vincere. Ce l'ho messa tutta. Cosa possiedi e cosa manca a me? È proprio come quell'allenatore di tipo drago mi ha detto. Non mi sono reso a diventare il più grande allenatore. Cercherò di scoprire perché non riesco a vincere e diventerò più forte. Quando lo farò, ti sfiderò. Ti sconfiggerò con tutta la mia forza. Fino ad allora, cerca di non perdere. Va bene. Ok. Vedere bellette finito. Siamo arrivati alla fine della mia vittoria. Indigo Plateau, Lega Pokémon. Che bella. Eccoci qua. Tu, cosa ci fai qua? Chi sei? A Lega Pokémon sono stato testato dai Super 4. Devi sconfiggerli tutti. Se perdi, devi ricominciare da capo. Quindi, would you like to restore your Pokémon? Yes. Tan 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 tan. Benissimo, allora, ora qui è per farci teletrasportare a casa. Qui c'è il market. Compra, compriamo. Cosa compriamo? Ricariche totali, sì. Sì, dai, ricariche totali. Tecnicamente quanto potrei comprarle in totale? 44 solo. Allora ne prendiamo 30. E revitalizzanti ne ho ancora 31, quindi mi vanno bene. Pozioni max, compriamo tutte quelle che riesco a prendere, perché nel frattempo voglio vendere le due pepite che dovrei avere. Ecco, no, tre pepite, molto bene. E compriamo altre pozioni max. Non farò tutta la lega, ci mancherebbe ancora. Ne sfiderò solamente uno. Anzi, prima voglio parlare anche con questo. Quando hai bisogno di un Pokémon di tipo roccia molto forte, di una mossa di tipo roccia molto forte, c'è solo una scelta: la fantastica pietra taglio. Ok. Quindi, intanto, io ho alcune mosse che dovrei insegnare. Drago Pulsar, ad esempio, è una di queste che posso insegnare a Sceptile al posto di Drago Spiro. Poi, pietra taglio, vediamo che la puoi imparare. Ah, benissimo, Ariama. Plus Combat Strength, Rock Tomb. Togliamo Roccia Tomba perché anche forza è tipo roccia. Me ne sono accorto da pochissimo, ma prima non me ne ero accorto. Poi anche Drago, Nero Pulsar che insegno. No, Espio non lo impara. Peccato. Shockwave, Fire Blast, Fuoco Bomba. Beh, potrei insegnarglielo al posto di Onda Calda. 100. Lo so, mi piace il più lanciafiamme. Ma non importa. Focus Punch, Hail, Toxic, Hydro Pulsar. Benissimo, ci siamo. Andiamo. Una volta che sei entrato in questa porta, sconfiggerai i Super 4. Sono molto forti. Non puoi uscire una volta che sei entrato. Little Fortune, are you ready? Be courageous and go for it. Va bene, proviamo solamente il primo. Permettimi di introdurmi, di presentarmi. Sono Will. Mi sono allenato in tutto il mondo, rendendo i Pokémon tipo Psico dei Pokémon potenti. E alla fine sono stato accettato nei Super 4. Posso continuare solamente a migliorare. Perdere non è un'opzione. Quindi questo è Pino Super 4. Il primo Pokémon che manda è Jinx, livello 53, livello abbastanza altino, spero di potercela fare. Utilizziamo subito una bella palla ombra, dato che contro i Pokémon tipo Psico, così è molto facile. C'è Solrock che posso comunque utilizzare, palla ombra, è super efficace, viene messo KO. Prossima scelta è Xatu. Per sicurezza metto Ampharos, utilizzo Tuono, mentre lui mi utilizza Tuononda e mi paralizza. Tanto Tuono lo colpisce diretto e mi sa che lo metterà anche direttamente KO. Molto probabile. Sì, infatti. Brutto colpo e l'abbiamo sconfitto.
Quindi ora che la prossima scelta è Lunatune, io metto Pralicator, perché posso utilizzare Cascata o Surf, perché sono comunque super efficaci, quindi utilizzo Cascata. Boom! Super efficace, colpite in pieno, livello 52, vediamo se resiste. No, non ce la fa. Anche Lunatune è messo KO. Benissimo. Pralicator è stato sconfitto. Sì, le palle. Lunatone è stato sconfitto. La mia scelta è Gardevoir. Posso comunque utilizzare Sgranocchio per vedere se riesce a togliere qualcosa. Se ha messo questo Pokémon probabilmente a qualche mossa tipo elettro. Ne sono più che convinto. Ma almeno gli ho tolto molto più di metà vita. No, veggio ancora. Hypnosi. Quindi vediamo un attimo. Che utilizzo? Ricarica totale, giusto? Ecco l'idea. Utilizza Psichico. E io utilizzo Sgranocchio di nuovo. E Gardevoir ci saluta. Ok, abbiamo ottenuto abbastanza punti. La prossima scelta è Slowbro. Quindi proviamo sempre con Ampharos. Vediamo se la sua paralisi non gli avrà problemi. No, riesce ad attaccare. Utilizza Tuono, che è super efficace. E gli toglie poco più di metà vita. Devo dire, gli toglie abbastanza. No, sono paralizzato e non riesco ad attaccare. Mi tocca riutilizzare un'altra ricarica totale. Mentre lui riutilizza Surf, riutilizziamo Tuono per vedere se lo colpisce. Stavolta lo prende in pieno. E stavolta lo metterà anche KO. Sorpresissimo, questa canzone è bellissima. Abbiamo sconfitto il primo Super 4, Will. Io non posso crederci. Perché no? Anche se sono stato sconfitto, non cambierò il mio destino. Continuerò a lottare finché diventerò il più forte di tutti gli allenatori. Ora vai avanti e speri, proverai la vera potenza dei Super 4. Va bene. Che cazzo? Cosa? Ah, che cosa carina. Vabbè, per ora da nessuna parte. Ok ragazzi, io termino quell'episodio. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, un commento, un'iscrizione. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto a Teo. Un attimino. Un saluto a Teo. E ciao ciao.